In questo video risponderemo alle domande 15 e 16 del documentario American Moon che riguardano le trasmissioni televisive fatte sulla Luna e il relativo puntamento delle antenne per mantenere attivo e performante questo collegamento. Secondo l'autore del documentario, il collegamento non poteva essere privo di disturbi e addirittura doveva venire più volte interrotto, considerate la precarietà e l'instabilità dell'installazione da cui proveniva e viste le poste oscillazioni che l'antenna subiva a causa dei movimenti impressi dagli astronauti. Ora cercheremo di chiarire la questione entrando un po' più a fondo nell'argomento. Sulla Luna, fin dalla prima missione di Apollo 11, era presente una telecamera di tipo televisivo, da non confondere con la cinepresa pellicola, anche quella presente, che mandava le immagini in diretta dalla Luna. Il sistema di collegamento era gestito sulla Luna dall'antenna parabolica, su di una frequenza nel campo delle microonde, come vediamo da questa immagine. Inizialmente l'antenna parabolica era quella dell'EM. Da Apollo 12 se ne utilizzò anche una posta sul terreno per migliorarne l'efficienza e poter trasmettere un segnale televisivo compatibile con quello standard, visto che per Apollo 11 si dovette utilizzare un segnale televisivo meno definito e chiamato SSTV, Slow Scan Television, e che per poter essere ritrasmesso a tutte le TV del mondo dovette essere convertito al volo, inquadrando con una telecamera standard il segnale non standard riprodotto su di uno schermo di un ricevitore, con un inevitabile degrado della qualità televisiva già piuttosto scarsa in partenza. Poi, da Apollo 15 fino a 17, fu utilizzata anche l'antenna parabolica montata sul veicolo lunare, il cosiddetto Lunar Rover. A terra le cose erano più complesse, sì, perché se vista dalla Luna la Terra rimane, escludendo una piccola oscillazione chiamata librazione, nella stessa posizione del cielo lunare, sulla Terra no, la Luna sorge e tramonta e per parecchie ore rimane invisibile perché si rende visibile nell'altro emisfero. Per cui sulla Terra la ricezione del segnale televisivo, come il segnale audio e la telemetria, erano gestiti da più stazioni terrestri, poste in posizioni tali da rendere sempre visibile, per cui centrabile con i propri radiotelescopi, la Luna. Se guardiamo questa immagine, vediamo dove era visibile la Luna dalla Terra nel lontano 20 luglio 1969, alle ore 20 e 18, data del primo allunaggio. Era visibile dalla California all'India, passando per l'Australia. Le immagini di Apollo 11, sicuramente le più attese storiche, arrivarono col segnale più nitido a Parker, in Australia, grazie al loro potentissimo radiotelescopio. Ma attive erano anche le antenne di un'altra postazione in Australia, vicino a Canberra, e a Goldstone in California, che a loro volta ricevettero il segnale televisivo. Ma altre postazioni riceventi c'erano comunque anche in Europa e Sudafrica e Asia. Naturalmente il segnale televisivo doveva poi arrivare al centro di controllo di Houston, a cui erano collegate tutte le TV mondiali. Per cui nel caso di Apollo 11 il segnale dal radiotelescopio di Parker in Australia fu trasmesso con qualche decimo di secondo di anticipo sui canali delle TV australiane e contemporaneamente fatto rimbalzare su di un satellite della costellazione Intelsat sull'Oceano Pacifico, che lo portava a Houston per essere poi ritrasmesso in mondovisione. Fino a qui è storia. La contestazione da parte del documentario American Moon riguarda in particolare i collegamenti fatti dal veicolo lunare. Vediamo come funzionava questo collegamento. Il rover aveva due antenne per il collegamento con la Terra ed una per il collegamento con gli astronauti sulle cosiddette frequenze di servizio in banda VHF, quella per intenderci che è usata ancora oggi dai canali televisivi. Le due antenne nel campo della banda delle microonde che connettevano il rover con la Terra erano una a basso guadagno, l'altra a forma di parabola ad alto guadagno. La prima permetteva il collegamento audio e dei dati telemetrici biometrici anche col veicolo in movimento, in quanto il suo basso guadagno permetteva però un più ampio angolo di copertura in trasmissione e ricezione e il movimento del rover non la disturbava. Ovviamente non era adatta a trasmettere segnali a larga banda come quelli televisivi, visto che non aveva un accettabile rapporto segnale-disturbo. Questo compito era affidato all'antenna ad alto guadagno, ma come si può intuire, anche se non si è dei specialisti in antenne, il maggior guadagno di un'antenna è legato ad una maggiore direttività dell'antenna
stessa, per cui le parabole di allora, esattamente come quelle di oggi, andavano accuratamente puntate. Da qui ne consegue che il puntamento dell'antenna parabolica era fatta col veicolo fermo e utilizzando un puntatore ottico che doveva inquadrare l'immagine del globo terrestre all'interno di un reticolo quadrettato. Lo spostamento dell'immagine della Terra da questo centro ideale avrebbe fatto degradare il segnale rendendolo indistinguibile dal rumore di fondo. Secondo un manuale della NASA, l'angolo accettabile di spostamento era di circa 5 gradi, 2,5 gradi in una direzione, 2,5 gradi in quella opposta. Ora il documentario American Moon porta degli esempi in cui si fa questo ragionamento. Siccome la telecamera televisiva era fissata come l'antenna sul veicolo lunare, quando noi notiamo delle oscillazioni delle inquadrature di questa telecamera, noi possiamo dedurre che anche l'antenna parabolica collegata al veicolo lunare dovesse oscillare allo stesso modo. Guardando gli esempi portati dal documentario, sembra che queste oscillazioni siano piuttosto ampie, anche oltre i 5 gradi previsti, per cui si chiede all'autore come mai il segnale non degrada? La supposizione che il documentario non dice, ma che lascia inequivocabilmente trapelare, è che le riprese televisive non erano dirette dalla Luna alla Terra, bensì da uno studio cinematografico sulla Terra, e il segnale era inviato ad una stazione ricevente molto più vicina, per cui insensibile ai movimenti dell'antenna parabolica. È davvero così? Ovviamente no, e lo dimostriamo oltre ogni ragionevole dubbio. Nel documentario ci sono dei salti logici in cui si danno per scontate alcune cose che scontate non lo sono affatto. La prima è la valutazione visiva delle oscillazioni di una telecamera fornita di un potente zoom. Noi sappiamo che queste oscillazioni possono essere molto amplificate a seconda del livello di zoom che si sta utilizzando. Qui possiamo notare quanto la telecamera potesse zoomare. Piccole oscillazioni con lo zoom regolato al massimo possono dare grandi spostamenti delle immagine. Secondo le specifiche pubblicate dalla NASA sulla telecamera, il suo zoom arrivava a 6x. In quest'altro esempio lo possiamo valutare ancora meglio. Questo vuol dire che un'oscillazione di un angolo di 5 gradi con lo zoom al minimo sarà percepita come un'oscillazione di un angolo di 30 gradi con lo zoom al massimo. Per cui se non si conosce preventivamente a che livello di zoom le immagini contestate siano state riprese, non è possibile dire con che tipo di oscillazione abbiamo a che fare. Ma a parte questa considerazione intuitiva che già mette in dubbio le obiezioni del documentario, c'è una ragione ancora più evidente che toglie qualsiasi dubbio sulla questione. Ricordiamo che sia la telecamera che l'antenna trasmittente sono montate sul rover, per cui un qualunque ondeggiamento della prima equivale automaticamente ad un ondeggiamento della seconda. Siamo sicuri che alle oscillazioni della telecamera corrispondano altrettante oscillazioni dell'antenna? Osserviamo attentamente questi filmati relativi ai movimenti della telecamera. Apollo 15. Come vediamo, l'immagine ha dei netti spostamenti, ma contemporaneamente noi possiamo vedere anche la struttura del rover. Ebbene, questa struttura dovrebbe essere solidale alla telecamera, per cui non dovrebbe muoversi in queste oscillazioni. L'unico ad oscillare dovrebbe essere lo sfondo. Invece no, la struttura del rover è solidale con lo sfondo, per cui il movimento è esclusivamente quello della telecamera. Questo ci garantisce che la struttura del rover e di conseguenza anche l'antenna durante queste oscillazioni non si muovevano affatto. Naturalmente tralascio il fatto di dover dimostrare che l'antenna parabolica era fissata sulla struttura del rover e non al corpo della telecamera, perché mi sembra un'osservazione assolutamente banale ed ovvia. Facendo gli avvocati del diavolo, potremmo pensare che solo il rover di Apollo 15 avesse una telecamera fissata su supporti basculanti e collegati a degli ammortizzatori che la facevano oscillare. Per cui ora andiamo a controllare le telecamere degli altri due rover. Questo è il rover di Apollo 16. Qui vediamo un astronauta armeggiare davanti al rover. Notiamo anche qui degli spostamenti, ma come per il caso precedente la struttura del rover è solidale allo sfondo e si muove con esso, dimostrando che anche in questo caso è unicamente la telecamera a muoversi e a oscillare. Per scrupolo controlliamo anche Apollo 17. Vediamo anche qui un astronauta che armeggia vicino al rover e notiamo ampie oscillazioni della telecamera e
Siccome gli altri casi, la struttura del rover è solidale allo sfondo, per cui è solo la telecamera a muoversi. Ma a noi non bastano questi esempi, vogliamo la certezza assoluta e la possiamo ottenere tramite queste immagini di Apollo 17. Qui vediamo la telecamera oscillare e vediamo proiettata sul terreno anche l'ombra dell'antenna parabolica. Qui si dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che è esclusivamente la telecamera oscillare e non l'antenna, visto che la sua ombra è ferma rispetto al terreno. Da qui se ne deduce che le obiezioni dell'autore di American Moon non hanno fondamento, perché partono da presupposti sbagliati, si muove la telecamera per cui si muove anche l'antenna, per arrivare a conclusioni altrettanto sbagliate. La trasmissione TV doveva essere disturbata o addirittura interrotta a causa di onde. Verificata l'infondatezza di queste obiezioni, proseguiamo la nostra osservazione, perché attivando gli occhi della mente è possibile ricavare altre importanti verifiche. Riusciamo a verificare che la trasmissione televisiva passasse davvero dall'antenna parabolica? Questa dimostrazione è importante proprio per verificare se le informazioni date dalla NASA siano veritiere e il segnale televisivo fosse davvero affidato ad un puntamento piuttosto precario di un'antenna parabolica, che potrebbe decentrarsi in modo abbastanza rapido. Sì, lo possiamo dimostrare. Guardiamo questo esempio, che è particolarmente esplicativo. Qui abbiamo un astronauta che si arrampica sul rover e poi col suo peso si dondola sul veicolo. Benché sulla Luna il peso sia solo di un sesto rispetto alla Terra, questo principio vale anche per il rover, per cui il rapporto tra le due masse, ricordiamo che quello dell'astronauta sfiora i 180 kg, produce violente oscillazioni che in questo caso, a differenza degli altri, fanno sì spostare l'antenna dal suo centro, e gli effetti li vediamo chiaramente nella trasmissione disturbata. Non solo, ma abbiamo un caso ancora più esplicativo. Qui vediamo dalla telecamera del rover che il veicolo inizia a muoversi. Dopo pochi istanti le immagini degradano al punto da interrompere il collegamento, visto che le irregolarità del terreno lunare non permettono un puntamento preciso dell'antenna verso il nostro pianeta. Chiudiamo questo argomento rispondendo anticipatamente ad un'obiezione che potrebbe essere posta. Ma se le trasmissioni televisive erano impossibili col rover in movimento, com'è possibile che abbiamo delle immagini particolarmente nitide che provengono proprio dal rover che esplora il terreno lunare? Queste interessanti immagini le abbiamo già utilizzate in un video precedente per dimostrare che il veicolo procedeva in un ambiente privo di atmosfera, in quanto la leggera protezione termica messa nella parte anteriore del rover non avrebbe mai potuto ondeggiare in avanti ed indietro come vediamo nelle immagini se ci fosse stata aria. Il movimento del rover, per quanto non superasse i 15 km all'ora, era sufficiente per provocare una corrente d'aria che avrebbe impedito alla leggera copertura di spostarsi controcorrente. Questo spostamento ondulatorio sarebbe stato compatibile solo se le coperture fossero state dei pesanti coperchi di metallo di svariati chili ciascuno, cosa da escludere nel modo più assoluto. Le coperture termiche erano del materiale più leggero che si potesse ottenere ai tempi, e soprattutto sopra un veicolo alimentato a batteria questa leggerezza era una dote di primissima importanza, per cui le protezioni termiche così leggere potevano oscillare solo nel vuoto d'aria. In presenza d'aria sarebbero rimaste schiacciate contro il rover e si sarebbero mosse solo a veicolo fermo. Ma torniamo al nostro argomento: come mai queste immagini sono così nitide? La risposta è che sono state riprese da una cinepresa Maurer da 16 mm fornita di pellicola e in dotazione a tutte le missioni Apollo, che potremmo considerare come l'alta definizione portatile dell'epoca. Solo che queste immagini, a differenza di quelle televisive più sgranate e meno definite, erano sprovviste di audio. La cinepresa non aveva un microfono, che comunque nel vuoto d'aria sarebbe risultato inservibile, e soprattutto non producevano immagini che potevano essere trasmesse in diretta, considerato che la pellicola, prima di essere visionata, doveva essere sviluppata in un laboratorio. Comunque la cinepresa Maurer ci permette di spiegare anche la presenza dei filmati ripresi dal rover in movimento.
movimento, dove tra l'altro viene inquadrata la telecamera televisiva del rover, che ci fa comprendere che le immagini ovviamente non potevano provenire da lì. Concludiamo questo video dicendo che le immagini sono tratte dal DVD della Spacecraft Films, lo stesso che l'autore di American Moon ha utilizzato per dimostrare la mancanza dei ritardi audio. E verifichiamo un'ultima importantissima cosa. Nel precedente video, in cui ho trattato i supposti ritardi audio mancanti, ho fatto un'ipotesi molto logica, senza però dimostrarla oltre ogni ragionevole dubbio. E l'ipotesi era questa: i ritardi audio mancanti presenti nel DVD della Spacecraft Films, ritardi audio invece correttamente presenti negli audio della NASA, erano dovuti a, chiamiamole così, ottimizzazioni dei tempi dei documenti all'interno del DVD, che proposti a netto di inutili frusci avrebbero permesso di inserire sui supporti ottici più informazioni utili riguardo agli stessi dialoghi, rendendoli tra l'altro anche più intelligibili. Ora, questa che era rimasta una supposizione nel precedente video, seppur di una logica ferrea, la dimostreremo invece in questo video. Abbiamo appena detto che le immagini provenienti dalla cinepresa non hanno un audio sincronizzato, mentre per gli audio contestati di Apollo 15 non erano presenti immagini televisive. Alla Spacecraft Films hanno trovato il modo per unire l'utile al dilettevole e hanno sovrapposto i dialoghi di Apollo 15 senza immagini, le immagini delle esplorazioni riprese dalla cinepresa a 16 mm sul rover, che come abbiamo detto non avevano un audio sincronizzato. Adesso analizziamo questa sequenza dove c'è un dialogo tra i due astronauti in esplorazione extraveicolare al Dion Crater di Apollo 15 e dove anche Houston interviene nei dialoghi. Visualizziamo la trascrizione. Nella trascrizione l'audio dovrebbe durare circa 27 secondi e lo si ricava sottraendo il tempo finale, 146 ore 20 minuti e 33 secondi, al tempo iniziale, 146 ore 20 minuti e 06 secondi. Misuriamo adesso con un cronometro il tempo complessivo di questo scambio di battute nell'audio messo a disposizione della NASA. Roger, we copy. Track clear. As we go down slope. Rover tracks. Good. Probably just follow the tracks, huh? Yeah, probably do. Sounds good. We know that's a fairly good run. Yeah. Come vediamo è circa 27 secondi e corrisponde alla trascrizione. Se adesso misuriamo il tempo degli stessi dialoghi presenti nel DVD della Spacecraft Films di Apollo 15, sottolineo lo stesso DVD preso come esempio immacolato di documento originale non modificato dall'autore di American Moon, vediamo che dura circa 17 secondi. Roger, we copy. Track clear. As we go down slope. Rover tracks. Good. Probably just follow the tracks, huh? Yeah, probably. Good there. Sounds good. We know that's a fairly good run. Yeah. Qui due cose non quadrano. Notiamo che c'è un audio a cui è stato sovrapposto un video senza che ci sia una vera sincronizzazione tra i due, per cui è stata fatta un'operazione, diciamo così, di sovrapposizione un po' arbitraria. La seconda cosa è che se guardiamo la trascrizione, noi vediamo che i tempi più lunghi sono quelli tra i dialoghi dei due astronauti. Ben 19 secondi tra il primo e il secondo intervento di Houston, che nell'audio della Spacecraft Films si riducono a soli 11 secondi, per cui abbiamo ben 8 secondi mancanti nei soli dialoghi tra i due astronauti. Roger, we copy. Track clear. As we go down slope. Rover tracks. Good. Probably just follow the tracks, huh? Yeah, probably. Good there. Sounds good. Ora non ha alcun senso ipotizzare che la NASA abbia aggiunto secondi di fruscio anche tra i dialoghi dei due astronauti, visto che erano a pochi metri di distanza uno dall'altro e comunicavano tra di loro su frequenze di servizio in VHF. Perché mai farlo?
Le loro pause, quando presenti, erano normali pause di dialogo, non certo ritardi dovuti alla distanza. Per cui, che ci fossero stati o meno quei frusci per la NASA non cambiava assolutamente nulla. Invece, il fatto che questi ritardi, del tutto irrilevanti, manchino nel DVD, dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che è stata la Spacecraft Films a tagliare i tempi morti, e lo ha fatto in diversi punti, non solo nei tempi di ritardo tecnico tra Houston e la Luna, ma anche nelle naturali pause presenti nei dialoghi tra i due astronauti, con l'evidente scopo di ottimizzare il tempo complessivo dei dialoghi e farlo coincidere con la durata di un video che non aveva un audio sincronizzato, e il cui audio, appunto, aggiunto, poteva essere modificato a piacere. Non a caso la mancanza di ritardi c'è solo in questo caso, e cioè dove l'audio e i video non erano strettamente accoppiati e gli audio potevano essere impunemente tagliati. In tutti gli altri documenti, dove le immagini provenivano dalla telecamera e non dalla cinepresa pellicola, gli audio erano sincronizzati ai video, ed un taglio ai frusci avrebbe comportato anche un conseguente taglio alle immagini registrate, per cui non si poteva tagliare senza che lo si notasse. Penso che ora la questione sia del tutto chiara e perfettamente comprensibile, e soprattutto che l'ipotesi che avevo fatto nel mio precedente video, e cioè che gli audio della Spacecraft Films non fossero originali ma abbondantemente tagliati, ora si è dimostrata vera oltre ogni ragionevole dubbio. Come abbiamo visto, il capitolo telecomunicazioni si conclude con una butterlo del documentario American Moon. Non solo le obiezioni erano totalmente infondate, ma l'analisi approfondita degli audio dei filmati ci ha permesso di capire che non siamo assolutamente in presenza di falsi o simulazione, e tutti i documenti sono assolutamente verosimili. Per quel che mi riguarda, mi rimane solo un ultimo capitolo da affrontare, e cioè il comportamento anomalo della polvere lunare. E vi anticipo che sarà un argomento molto interessante e si rivelerà, come al solito, un micidiale boomerang per le tesi complottiste. Dimostreremo che le supposizioni del documentario non hanno fondamento, ma anzi, ad un'analisi approfondita, proprio la polvere ci dimostrerà che le immagini della NASA sono state registrate sulla Luna oltre ogni ragionevole dubbio.